Assolutamente molto contenti e molto soddisfatti, anche perché la vetrina in cui è stato presentato e in cui è stato anche dato questo premio è una vetrina di grande qualità, visto l'importanza della giuria e dei giurati presenti, presieduti dal professor Oliviero Tronconi del Politecnico di Milano, ma che vedeva tra le proprie file anche diversi docenti sia del Politecnico che della Bocconi, ma anche rappresentanti delle più importanti società immobiliari, in prima fila la Pirelli Re, che era anche la sponsorizzatrice di questo premio. Quindi, considerato l'alta qualità della giuria e la vetrina in cui questo premio era dato, cioè la più grande esposizione nazionale che avviene in Italia, ci sentiamo molto orgogliosi e molto soddisfatti di aver avuto un apprezzamento al di fuori dei confini del nostro territorio comunale. Ma l'inizio di questo progetto è stato nel 2004 e la conclusione è avvenuta l'anno scorso, nel 2007, quando è stato anche presentato alle associazioni di categoria. Abbiamo fatto una presentazione pubblica proprio per sottolineare quanto questa amministrazione ci tenesse al rilancio economico delle potenzialità di questo territorio comunale. Il progetto si chiama marketing territoriale perché deve essere un progetto che fa da vetrina, che fa vedere agli imprenditori che non sono presenti sul nostro territorio, che magari leggono attraverso il nostro portale internet o che leggono attraverso i canali di stampa nazionali, che Argenta ha delle particolarità territoriali e che può accogliere nuove imprese dando loro degli ottimi servizi, dei servizi di qualità e non solo un'area meramente fatta di una superficie, ecco, ma tutta una serie di caratteristiche che possano aiutare qualsiasi imprenditore, caratteristiche importanti che stanno nell'accollegamento viabilistico, ma anche nella dotazione del nostro comune di particolari servizi telematici, ma anche di servizi presenti per le imprese sul nostro territorio e di questa nuova area che noi abbiamo voluto chiamare ecologicamente attrezzata, su cui stiamo investendo, che avrà delle particolari caratteristiche anche vivibili per i nuovi insediamenti. Il premio è stato dato per il livello qualitativo e l'organicità delle azioni di marketing proposte e realizzate per il rilancio economico dell'area comunale. La giuria è composta per la maggior parte da docenti universitari del Politecnico di Milano e docenti universitari della Bocconi e da rappresentanti del mondo imprenditoriale, della realtà lombarda e della realtà nazionale. E quindi non è un premio istituzionale, ma come ha detto certamente il rappresentante della giuria a Milano, è un premio dato sulla capacità di saper fare sistema fra gli strumenti che sono dati alla pubblica amministrazione. Quindi secondo noi questo è un premio importante, perché è una vetrina che si apre fino alla prossima edizione, cioè per un anno, è un po' come chi vince Sanremo, cioè, nel senso che a questo punto la nostra realtà, il nostro progetto entra in un circuito anche pubblicitario di settore molto importante.